Socio che Groove TV, storie e protagonisti della musica nera. Ogni mercoledì dalle 19 alle 19.30 su Rete 8, canale 86. E via, stavo dicendo fuori onda. E via e vai. E via, così è un modo molto bolognese di cominciare. Buonasera, benvenuti a Socio che Groove TV. Proprio quella. Storia e protagonisti della black music, della cultura afroamericana, storia di musica, ma anche di cinema, anche di sport, perché ci piace unire queste forme d'arte. Ci piace, rispetto a un argomento, fare una narrazione completa. Esattamente, questa sera puntata numero 38 per la precisione, perché la cronologia per noi è sempre importante. Io sono Elvio, qui a fianco a me DJ Mister. Buonasera. Eccolo qua, ancora un saluto. E poi nella postazione VIPs abbiamo sempre il buon Mister Romano, Mister Romano, chiediamo alla regia una quadratura di Mister Romano. Va bene. Grazie mille. Eccolo qua. Abbiamo degli agenti disturbatori questa sera in regia. Il buon regista Donato oggi ha un po' di cose a cui si pensare. Distrae. Comunque buonasera a tutti i telespettatori di Rete 8. Ma è sempre sul pezzo, ovviamente. È sempre un piacere essere qui con voi a fare questa bellissima puntata. Abbiamo detto la numero 38. 38, comunque già un numero sostanzioso. Bello, bello pesante. Bene, grazie a Mister Romano per questa introduzione. Questa sera abbiamo un titolo molto potente, sì. Perché la puntata si chiama I'm Black and I'm Proud, cioè sono nero e sono fiero. Sono nero e sono fiero. Questo è orgoglioso, insomma, sì. Però la rima funziona di più in questo caso. Quindi di cosa tratteremo? Tratteremo in questa mezz'ora, sempre rigorosamente in diretta, di tutti quegli artisti, ma soprattutto di quelle canzoni che hanno rappresentato un momento fondamentale, un punto di svolta negli anni, un punto di svolta, e che sono diventati degli inni veri e propri per i movimenti dei diritti civili, insomma, comunque anche proprio per l'identità e per rappresentare i sentimenti dei neri afroamericani. E poi dopo da lì sono partiti e hanno preso anche ulteriori strade, perché alcune di queste canzoni, se non tutte, veramente sono diventate patrimonio, dal punto di vista musicale, patrimonio della collettività. Dell'umanità. Ma anche, diciamo così, ne è stato preso e captato il messaggio sociale, e poi magari l'ho utilizzato anche in altri contesti fuori da quello originario, cioè dalla difesa o comunque dal riconoscimento di quella che era la minoranza afroamericana. Sì, sono partiti da quel tipo di rivolta sociale come inni e per poi diventare anche altre strade. Il primo personaggio di cui andiamo a parlare questa sera è un signore che si chiama Sam Cooke, che vi facciamo vedere in tutta la sua bellezza, un uomo che ha fatto innamorare tutte le ragazzine afroamericane di quei tempi. Il buon Sam Cooke era amico fraterno di due personaggi incredibili, ovvero di Muhammad Ali e di Malcolm X. Questo fatto qua già. Qui abbiamo una rappresentazione di due personaggi molto molto iconici. Tra i più rappresentativi del Novecento, ragazzi. Qua stiamo parlando di tantissima roba a livello proprio di cultura, di personaggio, di quello che spostavano con le loro parole e con i loro movimenti. E anche con le loro azioni. Ci hanno rimesso la pelle per queste cose. Vero. Quindi, vero, purtroppo sì, purtroppo verissimo. E Sam Cooke, che era già uno dei primi neri a essere invitato nelle trasmissioni dei bianchi, nei salotti dei bianchi, come si diceva ai tempi, riesce a concentrare tutto il sentimento degli afroamericani di quei tempi in un'unica canzone che si chiama A Change Is Gonna Come. Questa canzone, che tra poco vi facciamo ascoltare, che cosa ha rappresentato? Ha rappresentato intanto un punto di svolta, perché per la prima volta
un nero metteva in una canzone i sentimenti veri, perché a quei tempi la segregazione, insomma, la battaglia per i diritti civili cominciava a nascere in quel momento. Quindi il famoso Black Power trovava in quel momento il primo stimolo. E il cantante, osteggiatissimo per questa canzone dalla sua casa discografica, la RCA, è riuscito, anche se lui purtroppo non ha potuto vederlo, è riuscito a far uscire questa canzone solo dopo la sua morte. Pubblicazione postuma. A fine del 1964, tra l'altro la sua morte, è morto per omicidio, rimane ancora molto 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 misteriosa. La cronaca descrive l'idea da cui è nata questa canzone come presa dall'ispirazione da un altro brano straordinario di quei tempi, Blowing in the Wind, di Bob Dylan, il poeta ebreo-americano che ha rappresentato negli anni 60 una delle figure più importanti. So che a riguardo, visto che quegli anni gli interessano molto, Mister Romano ha qualcosa da raccontarci. Perché Mister Romano c'era in quegli anni. Sì, ma era già nato, ovviamente. Era già nato in quegli anni. Te lo dico dopo quello che penso. Va bene. Appunto, un anno prima, il poeta, menestrello, cantastorie, chi più ne ha, riconosciuto più ne da tutti in questo modo. Perché era riconosciuto in quel modo lì. Sì. Comunque, l'anno prima era appunto venuta alla ribalta con un brano suo rappresentativo di quel periodo, che citava appunto domande e risposte sull'esistenza dell'uomo, sulla guerra, appunto il Blowing in the Wind, che il vento si portava via tutte le risposte se le portava via, e che purtroppo poi aveva ragione, aveva perfettamente ragione, perché ancora siamo in quella condizione dopo 50 anni sono passati, ragazzi. Sì, e ancora sono attuali queste parole. No, 60 possiamo dire. Queste parole, 63, praticamente. 60, sì. Quasi 60. Ancora, e ancora sono attuali. E vogliamo anche ricordare che in un film, appunto, di che abbiamo citato più volte, One Night in Miami, il buon Malcolm X cercava di convincere appunto scrivere una canzone a Sam Cooke, ovviamente, che rappresentasse proprio quella situazione social, politica di quel momento. E quale migliore testo poteva far nascere Sam Cooke con appunto la canzone che adesso ci accingiamo ad andare a vedere. Eccola qua. A Change is Gonna Come. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long. Che nostalgia, ragazzi. Veramente. Fa rizzare la pelle. Il groppo in gola, sì, esatto. Un po' il nodino qua. Mi piace sempre riuscire a cercare di dare proprio il contenuto massimo rappresentativo di quel periodo, sia con la canzone che con un pezzo di un film che rappresenti appunto quel momento storico che tutti noi non dobbiamo mai dimenticare, che purtroppo si sta ripercuotendo ancora adesso quella situazione in tante situazioni diverse. Ma che non potremo mai dimenticare. Non dobbiamo farlo. Così che siamo, visto che sono ancora sul pezzo, ricordare i nostri sponsor ci sostengono. Sì. Anche perché posso dire ufficialmente che la Musica del Mezzo anche nel 2022 ripartiranno. Quindi i nostri concerti. Quindi i nostri concerti itineranti, appunto, nel nostro centro di Bologna sul City Red Bus. E che i nostri sponsor, il Garage del Commercio, Restage e Car Wash City, anche quest'anno parteciperanno alle nostre corse. E noi li ringraziamo infinitamente. Grazie Mister Romano per questa bella esposizione. De nada. Per aver ricordato gli sponsor. Allora, ci spostiamo un pochino più avanti, veniamo a un altro artista che ha segnato anche per lui un periodo, cioè con una canzone, chiaramente la sua carriera molto ampia, anche se anche lui purtroppo è morto in un omicidio molto molto particolare e anche qui un po' misterioso, ma non vogliamo raccontare di questo, vogliamo raccontare di un personaggio che si chiama Marvin Gaye e di una sua canzone. Adesso lo andiamo a vedere, il buon Marvin Gaye,
Questo è tutto il capitolo James. No, abbiamo James Brown in questo momento, perché stiamo saltando da un personaggio all'altro. Prima di aprire il capitolo, la nostra redazione ci aveva consigliato prima di parlare di James Brown. Allora, prima di aprire il capitolo Marvin, c'è ovviamente il capitolo James, che tra l'altro dà anche il titolo, poi dà il senso il titolo. Hai presente, no? James Brown. Me lo ricordo vagamente. Me lo ricordo vagamente. E infatti è l'artista che abbiamo, ce lo fa rivedere la regia, giustamente. È l'artista da cui abbiamo preso l'idea e l'ispirazione per questa puntata, precisamente dalla canzone Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Assolutamente, okay. Proprio così, un inno registrato, allora scritto da James Brown, da Pee Wee Hillis, e registrato insieme a un coro di ragazzini delle strade di Los Angeles che rispondono nel ritornello e che danno questa sorta di botta e risposta con James Brown. Forse è l'unico brano dove lui duetta con dei ragazzini. Ma poi soprattutto per quale motivo, cioè, lui ha deciso di produrre una canzone di questo tipo, che esulava un pochino anche da quella che era la sua discografia precedente. Vero, lo fa perché per una serie di avvenimenti successi negli anni subito prima dell'uscita di questo disco, ovvero la rivolta del 1965 a Los Angeles, efferata, crudele e violenta, con oltre 30 morti nelle strade. Poi quello di cui accennava prima Mr. Romano, l'omicidio prima di Malcolm X, e poi nel 68 di Martin Luther King. Nel 69 esce questa canzone, Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, e diventa veramente un inno. Cioè, per la prima volta un nero accende la radio e sente dire sono nero e sono orgoglioso di esserlo. E quindi ce l'andiamo a vedere, questo inno della cultura afroamericana. James Brown. Brother, we can't quit until we get our share. Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. Say it loud, I'm Black and I'm Proud. Mentre Mr. Romano sta ballando, dopo ve lo facciamo vedere dopo. Abbiamo scelto questo video perché non c'è un video ufficiale, no, infatti, di questo brano, ma un video montato con una serie di immagini che proprio si rifanno a tutto l'argomento di cui stiamo parlando. Ora veniamo all'altro personaggio. Possiamo dire che molto si posa il nome di Socia che Groove, la nostra bellissima trasmissione, perché mi piace dire bellissima perché lo è. Sì. Che si se posa, non ti piacesse non la faremo, esatto, non la faremo. Si posa molto sopra la storia di James Brown, è il capostipite del groove. E quindi noi ci rifacciamo spesso sul father del funky. Esatto, se c'è un principe del groove se non altro noi, come tanti altri, lo ringraziamo di essere esistito, esatto. Assolutamente, tutto per tutto il suo Socia che groove che aveva quell'uomo lì. Molto bene, allora adesso arriviamo al personaggio che avevo introdotto prima facendo un piccolo salto temporale, che è Marvin Gaye. Eccolo qua, lasciamolo un po' per anche perché, ragazzi, un sorriso che ha bucato ogni tipo di schermo. Nel 1971 esce un album e la canzone omonima che si chiama What's Going On. Che cos'è? È una canzone che inizialmente era stata scritta da uno dei Four Tops, un noto gruppo vocale, come tanti di quei tempi, della Motown di Berry Gordy, ma in realtà la canzone pare che fosse un po' troppo impegnata e quindi Four Tops non la registrano, ma ne viene a conoscenza Marvin Gaye, la prende, la riarrangia, ne fa una sua canzone e praticamente si prepara per stampare, dare alle stampe, un altro inno della cultura afroamericana. Ma Berry Gordy, il capo della Motown, anche in questo senso non è molto convinto di fare perché questo. Perché lui vuole continuare a fare business facendo comunque produzioni che sono apolitiche e che non vanno a attaccare il tessuto sociale. Però è anche vero che quando Mr. Marvin Gaye si impunta su questa cosa, non è che gli puoi proprio si dire impunta no. E la spunta. E per la prima volta esce intanto un concept album prodotto dalla Motown, cioè un album che ha comunque un filo conduttore. Prima gli album erano una raccolta di canzoni, di successi dei grandi artisti, dei grandi cantanti di Motown, e per la prima volta esce una canzone vera e propria, un singolo con una connotazione sociale. Quindi questa What's Going On ce l'andiamo ad ascoltare in una versione live dove la voce di velluto di Marvin
tocca livelli altissimi. Eccolo qua. Senza parole. Che cosa was going on? Che cosa succede? Cosa succede che, quando ascolti un come Marvin Gaye anche? Dai, veloce, ma Mister Romano, dilla che... No, è che ti fa muovere tutte cose quando senti questo. È vero, sì, è vero. Ti fa scuotere proprio... Ti scuote nell'anima. Nell'anima. Muove le coscienze. Ragazzi, muove le coscienze, è molto bello. Andiamo avanti, perché qualche anno dopo, nel 75, arriva un altro brano incredibile che poi ha un rimando verso il futuro. Isley Brothers presentano, che li vediamo subito, Isley Brothers, diciamo discretamente tamarri, sì, in questa foto, sufficientemente. Però ai tempi era, insomma, questo tipo di look era sdoganato. Sì. Isley Brothers pubblicano Fight the Power, una canzone che dice combattiamo il potere, e quindi colpisce questa scelta di mettere già nel titolo un'affermazione così forte. E un'altra delle cose che caratterizza questo brano, che all'interno del testo viene usata per la prima volta una sorta di parolaccia, perché c'è bullshit, che vuol dire stronzate. Quindi anche questo mette censurato insieme... Censurato da tutte le radio proprio per quella parolaccia, e un po' anche perché questo brano dice una cosa così importante. Ma a cosa ci serve raccontare questa canzone? Ci serve raccontare che questo Fight the Power è l'ispirazione per quello che arriverà dopo, per il brano di Public Enemy. Ma prima sentiamoli al volo, loro, Isley Brothers, con Fight the Power, e questo brano è veramente strong. Eccoli qua. Brano super, gran tiro funk, ma ci serviva intanto a raccontare questa cosa che era molto interessante, ma ci serve per raccontare appunto che questa Fight the Power, portata nel 1989, arriva a portare sul tetto del mondo, soprattutto per l'impegno sociale, questi qua che vi facciamo vedere ora. Eccoli, anche questi discretamente tamarri in un altro modo, i public enemy, comunque con un look molto deciso. E a proposito di questa storia, apriamo una parentesi nella parentesi. Esatto. Allora, un anno prima esce una canzone molto controversa, la più controversa in assoluto nel mondo del rap. Stiamo parlando di Fuck the Police degli NWA, noto gruppo californiano che ha inventato il gangster rap. La canzone Fuck the Police è una canzone, ovviamente già dal titolo, molto dura, piena di parolacce, e che mette in discussione, quella canzone sì, l'autorità e la figura della polizia. Tant'è che questa canzone viene attenzionata men che meno dall'FBI, l'FBI che intima il gruppo a non farla nei loro live, cosa che loro puntualmente fanno e che li porta alla carcerazione, e li porta cancellazione di tour. Loro si fanno delle notti in galera ogni volta che promuovono questa canzone. Ma tutto questo discorso non fa altro che aumentare, cioè diventa molto popolare e accende tantissimo il dibattito nel mercato americano e gli animi nella società americana. Tanto è che un anno dopo, quando esce comunque la canzone Fight the Power dei Public Enemy, che ha riscosso un successo ancora maggiore e soprattutto è diventato fondamentalmente l'inno di quella decade, esattamente per il pubblico afroamericano, tant'è che nel 2021 la rivista Rolling Stone l'ha inserita al secondo posto in un cestino di 500 canzoni legate al mondo, 500 canzoni impegnate, è stata messa al secondo posto. Tra le più sempre, importanti. Al primo posto che ci è andata, Aretha Franklin con Respect. Proprio così. Ma tutto questo perché sono strettamente collegate queste due canzoni, cioè Fuck the Police e Fight the Power? Perché in una dichiarazione del bassista di Public Enemy, il bassista di Public Enemy ci tiene a specificare che noi non siamo contro la polizia e non siamo contro la figura della polizia, siamo contro l'utilizzo e l'uso autoritario che la polizia fa della forza. E quindi fa una dichiarazione di questo tipo, a maggior ragione perché invece la canzone Fuck the Police metteva
metteva in discussione l'autorità e soprattutto, soprattutto creava proprio un contrasto. E invece, tanto lui dice: purtroppo come genere umano non ci siamo evoluti abbastanza da poter, da poter fare a meno della polizia, ne abbiamo bisogno. E dalla regia ci facevano cenni, ragazzi, perché è arrivato il momento, però anche ne abbiamo parlato ampiamente, di guardarci proprio anche Fight the Power. Non possiamo non farlo, assolutamente. Eccola qua. Ah, questa era la foto per farvi vedere NWA, di cui ha citato appunto Fight the Police, il buon Mista, Nigger with Attitude, ma adesso vediamo Fight the Power con i Public Enemy. Questa è la loro grandissima canzone, diventata un inno alla fine degli anni Ottanta. Ce l'abbiamo quasi pronta, sta per arrivare. Eccola qua. Beh, è giusto ricordare che questa canzone qua era parte della colonna sonora di un altro dei nostri Beniamini, che è Spike Lee in Fai la cosa giusta, il film è appunto Fai la cosa giusta, esatto. E quindi poi tutto torna, cioè tutti gli argomenti di cui parliamo alla fine, e come prima hai parlato del primo posto di Respect di Aretha Franklin, di cui abbiamo già fatto una puntata, abbiamo raccontato, perché gli argomenti poi ruotano tutto attorno alle belle cose, e in questo momento ci sono solo corsi e ricorsi, come sì, si dice. Collegamenti, link e tante belle storie da raccontare così a cascata. E torniamo invece su una cascata di musica e purtroppo ancora di rivolta, perché l'ultima canzone di cui parliamo questa sera è datata 2020 ed è diventata, grazie alla sua autrice, che si chiama Hair, la vediamo subito, molto carina e molto simpatica in questa foto, anche se dietro ha lo sponsor Ford, ma sai, capita nelle varie manifestazioni. Artista poi ormai sulla bocca di tutti da qualche anno questa parte. Sì, ma soprattutto nel 2020 che cosa fa? Dopo l'omicidio di George Floyd a Minneapolis da parte di un poliziotto, fa uscire questo brano prendendo proprio lo slogan che quel movimento, il Black Lives Matter, aveva creato, proprio dal grido dalla necessità di aiuto di George Floyd, mentre veniva praticamente soffocato da quest'uomo. La cosa suggestiva, è incredibile, che siamo partiti dagli anni 50 e 60 e parliamo di un avvenimento degli anni del 2020, e nulla è cambiato del 2020, e certe dinamiche sono costanti in tutta questa narrazione, esattamente le stesse. Queste purtroppo sono la grande problematica degli Stati Uniti d'America, e noi non smetteremo mai di parlarne per farvi capire che questa cosa è davvero molto importante, per poterla un giorno sperare di debellare, di non parlarne più forse. Esattamente, con questa canzone I Can Breathe lei addirittura ha vinto il Grammy come miglior canzone dell'anno, quindi per farvi capire cosa ha rappresentato. Bene ragazzi, chiusura, veloci, velocissimi, sono su Groove TV, ci vediamo la prossima settimana, come sempre mercoledì 18.55, 19.26, bam bam, blisga, come dicevamo una volta. Vi saluta DJ Mista, vi saluta il V, vi saluta anche Mister Romano, vi ricordo l'appuntamento radiofonico con Radio Città Fujiko domani dalle 18 alle 19, esatto. So Check Groove versione radio, e grazie a FR Live, Mister Romano, a tutti quanti, grazie a tutti voi, grazie a Donato in regia, e grazie sempre, a Titolo TV, Titolo TV, e grazie alla nostra straordinaria redazione I Can Breathe Hair. Ciao, buona serata, ciao ciao, ciao.